Ciao a tutti ragazzi, è giorno 4 della settimana 5 del 6 week di Chef Prepoli e oggi siamo sotto casa, stiamo nel parcheggio sotto casa, un gran bel mattino soleggiato, bello fresco e niente, siamo qui pronti per fare il workout. Come vi dico sempre, io visto, faccio parte, sono 5 AM Club, mi sveglio sempre alle 5, la prima cosa che faccio è sempre l'allenamento, visto una delle mie abitudini atomiche, quindi allenamento, meditazione e poi la lettura. Queste sono le tre cose che faccio giornalmente e che mi aiutano a migliorarmi sempre, a crescere ogni giorno. Mi ha aiutato tantissimo la vita, su tutto, la relazione, sul rapporto con gli altri, la comunicazione, i soldi, la carriera, avventura, tutto quello che volete, mi hanno aiutato con tutto. Queste abitudini mi hanno aiutato veramente, veramente tanto. Quindi se qualcosa che vi suggerisco vivamente di fare, leggere il 5 AM Club di Robin Sharma, quel libro mi ha totalmente cambiato la vita, quindi ne ho letti tanti libri. Il libro che preferisco, che suggerisco di più, poi ce ne sono tanti tanti altri. Ora la prossima settimana farò un allenamento in casa, l'ultimo, mi piace finire sempre in casa e vi farò vedere tutti i libri, la maggior parte dei libri che ho letto, spero che vi siano di ispirazione, che vi possano aiutare per qualsiasi cosa, insomma, se magari avete un business, avete un sogno, qualcosa da iniziare, questi sono i libri che hanno aiutato tanto me, come detto, a livello psicologico, comunicativo, imprenditoriale, l'entrepreneur, quindi imprenditoriale, a livello anche per quanto riguarda fantasia, ispirazione, creatività, forza, insegnamento fisico, insegnamento su quanto riguarda la nutrizione. Tanti libri su temi che mi interessano, capito? Come dicono, è bene imparare poco, però di tante cose. Quindi è bene avere tante conoscenze e tante capacità. Comunque, questo è quello che vi consiglio. Poi, chiaramente, sta sempre a voi. Io vi guido, insomma, per quanto riguarda il miglioramento, non soltanto a livello fisico, ma anche a livello mentale e nella vita. Queste sono cose che hanno aiutato me, quindi per me ha senso condividerlo con voi e avere la speranza che aiutino anche voi. Però l'azione viene sempre da voi, chiaramente. E voi dovete fare il primo passo e continuare a fare i passi e non perdere la motivazione. Come qui, per esempio, se siete arrivati a questo giorno oggi è perché non avete perso la motivazione, perché vi state cambiando, state migliorando su tutti i fronti. Perché qui, quando siete arrivati qui, state migliorando su tutti i fronti, non soltanto a livello fisico, state perdendo peso, vi state definendo, ma anche a livello mentale, a livello fisico, anche a livello sociale, perché sicuramente, visto, non siete stressati come all'inizio. Non avete la paura che avete all'inizio per quanto riguarda la reazione alle persone o anche al vostro livello, a livello fisico. Quindi uno è molto più confidente, molto più motivato. Questo è quello che succede durante il percorso con me, facendo tutti questi step e facendo tutto quello che vi dico. Quindi adesso iniziamo. Oggi sono due blocchi. Ok, è un full body workout, quindi lavoreremo su tutta la parte del corpo, ok? E adesso iniziamo con il riscaldamento dinamico, come sempre, ok? Adesso iniziamo con la rotazione delle braccia, ne facciamo 10 in avanti e 10 all'indietro, come al solito, ok? Lo facciamo tutte le volte ci siamo visti, abbiamo fatto questa rotazione delle braccia. È importante fare questo riscaldamento dinamico, 9 e 10, e mi raccomando la respirazione, lo dico sempre sempre sempre, non finirò mai di dirlo: inaliamo dal naso, espiriamo dalla bocca, dal diaframma e dallo stomaco, mai dal petto. È veramente molto molto importante, quindi facciamolo bene, ok? 10. Adesso facciamo un po' di jumping jacks, non sto a farvi le variazioni perché tanto lo sapete già, ve l'ho fatto tante volte. Andiamo in 3, 2, 1, andiamo, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Scusate, ci sono un po' di rumori, visto che sono qua nel parcheggio, quindi chiaramente c'è la strada di fianco e ci sono le macchine, i motorini che passano. Adesso le ginocchia vanno contro il petto, le braccia alla velocità, a inizio. Questa volta non mi piacciono le variazioni perché tanto le sapete, ve l'ho fatto vedere tutti i giorni. 3, 2, 1, andiamo. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ci siamo. Adesso abbiamo fatto la knees, adesso andiamo a fare il back kicks, quindi talloni verso il glutei, le mani dall'università, le braccia accanto a noi, scusate. 3, 2, 1, andiamo. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Adesso andiamo a fare un po' di workouts. Questo è quello più difficile nel riscaldamento, ma è quello più efficace. Piedi sono a livello delle spalle, leggermente piegati dalle ginocchia. Andiamo giù, piccoli passetti verso il plank e ritorniamo al punto di partenza. Comando. Inaliamo sempre dal naso, espiriamo dalla bocca, respiriamo sempre bene. 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, altri 3. 8, altri 2, 9, un altro e 10. Ok, adesso abbiamo finito il riscaldamento dinamico, adesso vi farò vedere l'allenamento. Ok, ci sono due blocchi, sono 4 e 5 esercizi, quindi sono un blocco da 4 esercizi e un blocco da 5 esercizi. Quindi adesso vi farò vedere quali sono i primi 4. Sono fuori dai, soprattutto per sulle gambe. Quindi il primo andiamo a fare i lunges, quindi manteniamo sempre il torace bello dritto, ok? Non andiamo a guardare verso il basso, facciamo un passo in avanti all'incirca 1 metro, 90 gradi sul ginocchio, e questo è il lunge, ok? Ne facciamo 6 per parte. Questo è il primo. Il secondo è il body scissor squat. Ora bisogna vedere sul programma quanti ne ho messi, sono 12, ok? 12 con gli squat, quindi piede sinistro alle 11, piede destro alle 1, bacino indietro, petto in avanti, nello squat, premiamo i glutei, facciamo pressione sulla parte media del piede, guardiamo in avanti e espiriamo, ok? Questo è lo squat classico. Dopodiché facciamo il lunge jumps. A questo punto spero davvero che riusciate a farlo, questo è un po' più difficile, vi farò vedere anche la variazione. Quindi mettiamo sempre il torace dritto come abbiamo fatto il lunge, andiamo in posizione di lunge. Saltiamo e facciamo questo, facciamo 12, ok? Una volta finiti questi 12, andiamo direttamente a fare 24 degli squat jumps. Quindi piede sempre a livello delle spalle, piede sinistra alle 11, piede destro alle 1, squat, jump. E facciamo 24. Una volta finito questo, ci riposiamo. Io ho messo nel programma fino a 2 minuti. 2 minuti adesso sono troppi per quello che stiamo facendo, quindi ci fermiamo a 1 minuto, ok? 1 minuto di riposo e lo ripetiamo 6 volte, lo ripetiamo 6 volte il primo blocco. So che è difficile, 4 esercizi, lo ripetiamo 6 volte. Se è troppo difficile il lunge jumps, facciamo gli splitters, quindi facciamo questo, avanti e indietro, leggermente piegando le ginocchia e andiamo così. Se è troppo difficile lo squat jumps o non riuscite a finirlo, finiamo con lo squat and punch, ok? Quindi giù, squat and punch, ok? Se è troppo difficile, cercate comunque sempre di spingervi. Ora iniziamo con quel lunge, andiamo in 3, 2, 1, andiamo, lunges, torniamo, 1 e 2, andiamo ragazzi, andiamo, iniziamo sempre belli forti, 3 e 4 e 5 e 6. Quindi se l'hanno già fatto, adesso ne fai 12 squat. 3, 2, 1, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando i piedi a terra, 8, 9, non alziamo i talloni, 10, 11 e 12. Adesso 12 degli lunge jumps, adesso ricomincia essere veramente tosto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Adesso squat jumps, adesso fa veramente male. Se è troppo difficile, mi raccomando, finiamo gli squat, perché anche a me adesso sta bruciando veramente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Finisco con gli squat
punch. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22. Ok, adesso facciamo un minuto di riposo e poi ripartiamo. Come vedete, anche io che mi alleno tanto, quando arrivo a fare questo esercizio uno dietro l'altro, soprattutto per colpire tutte le gambe, è molto difficile finirle, capito? Io l'ho costruito, sì, 24, se lo dice che era molto difficile, soprattutto senza riposo tra esercizi. Riposiamoci per bene, espiriamo per bene, e poi ripartiamo. Questo già lo sento, fa male alle quadricipiti, le gambe. Vedete, possiamo sempre trovare una variazione, anche per me non ho finito gli squat jump, ne ho fatti 8, al prossimo round cercherò di fare di più, per cercare sempre di spingermi e sfidarmi, e così, e non ho finito, quindi faccio la variazione. È importante, avere sempre una variazione e non dire che non posso fare qualcosa. Faccio, ok, non lo posso fare magari al momento, non ce la faccio a fare al momento, trovo la variazione, piano piano mi costruisco il passaggio da un esercizio all'altro. Ok, adesso iniziamo in 5, iniziamo in 4, iniziamo in 3, in 2, in 1, andiamo. Questo domani magari faranno un po' male le gambe, perché questo è bello tosto, con 4 esercizi, uno dietro l'altro per le gambe. 3, 3. Avremo i DOMS, che si chiamano i Delayed Onset Muscle Soreness, ovvero il dolore che viene dopo l'esercizio fisico. 6 e 6. Adesso faccio lo squat a questa parte. 3, 2, 1, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Adesso andiamo a fare il lunge jump, adesso incomincia a essere veramente dura. 3, 2, 1, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Adesso squat jumps. Ci rivedrò di farne più di 8, minimo 9, due ore. 3, 2, 1, andiamo, squat, jump, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, faccio gli ultimi 14, classici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Un altro minuto di recupero e abbiamo fatto anche il secondo round. Ok, respiriamo per bene dal naso, respiriamo dalla bocca, rilassiamoci. So che questo non è facile, ragazzi, continuiamo così che stiamo andando alla grande. Due fatti, ne mancano 4. Mancano 4. Adesso le gambe davvero stanno friggendo, come si dice a Firenze. Quindi, insomma, abbiamo un po' di dolore alle gambe. Mi raccomando, sempre attivi anche quando ci riposiamo, facciamo qualche camminatina. Non ci mettiamo mai a sedere, questo è molto importante, altrimenti perdiamo il ritmo. Quindi, quando ci riposiamo, cerchiamo sempre di camminare un pochino e non mettersi a sedere, ok? Adesso ne iniziamo tra 10 secondi. Rilassiamoci ben bene. 5 secondi prima del lunge. 4, 3, 2, 1, andiamo. 6 per gamba. 1, 2, 3, 4, 5, ragazzi, facciamo bene, e 6. Adesso andiamo a fare lo squat. 3, 2, 1, squat. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Adesso lunge jumps, ora è duro dopo lo squat. 3, 2, 1, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lunge jumps è fatto, adesso facciamo gli squat jumps. Ne ho fatti 10 prima, adesso puoi spingere e fare di più, anche se adesso diventa veramente difficile. 3, 2, 1, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ne ho fatti uno in più. 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9, andiamo ragazzi, mancano 4, mancano 3, 2, 1, ciao, perfetto, perfetto. Terzo round è fatto, siamo a metà strada, adesso andiamo a prendere un minuto di recupero, a fare il nostro minuto di recupero. È dura ragazzi, è dura, so che è dura ma ce la facciamo bene. Vedete, gran progresso dall'inizio, adesso facciamo 4 esercizi uno dietro l'altro senza riposo, tutti che vanno a colpire le gambe, quindi molto più difficile e ce la facciamo bene. Vedete, questo percorso non ha bisogno di chissà cosa, come vedete un po' di spazio, ora qua, ho il tappetino per fare il prossimo esercizio del secondo blocco, se no qua non sarò neanche il tappetino, io sono veramente meno indispensabile. Prima parte del programma era con un po' di pesi, adesso possiamo fare sempre con l'acqua, con bottiglie d'acqua, così per essere creativi. Però questo non c'è, non ci sono scuse, perché basta soltanto il tuo corpo, motivazione e un po' di spazio. Questo è tutto quello che ti serve, quindi come vedete non ci sono scuse. Ok, iniziamo in 9, in 5, 4, 3, 2, 1, andiamo, quarto, questo è il quarto round. Uno, mi raccomando, ovviamente e probabilmente un altro fitness rispetto a voi, quindi cercate di fare il vostro meglio, ok? Se vi serve un po' di più di recupero, fate un po' di più di recupero, però cercate sempre di spingervi. 5, 6, 6, adesso facciamo lo squat. 3, 2, 1, vedete, questi sono esercizi, possono magari anche diventare monotoni, però sono ripetitivi, è molto importante farli perché questi ritornano sempre, aiutano con tutto. Quindi è molto importante farli. Alla fine un programma di successo ha degli esercizi che si ripetono, perché possiamo, dobbiamo migliorarci su quegli esercizi. Ok? Questo è quello che ho notato su di me e su tutti i clienti. 3, 2, 1, andiamo a fare lunge jumps. Questo diventa difficile. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Dura questa, dura. Adesso ho fatto 11 squat jumps prima, adesso bisogna cercare di farne 12. Difficile. 3, 2, 1, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, brucia, brucia le gambe. Bisogna altri 12. 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24. Un altro minuto di recupero, poi ripartiamo. Comando, respiriamo per bene dal naso, respiriamo dalla bocca. Mancano altri due round di questi. Vedete, oggi è veramente duro, stiamo andando in progressione. Dopo questo esercizio mancano soltanto 6 workout, dopo questo allenamento 6 workout, manca il giorno 5 che è il prossimo dove faremo cardio, corsa continua, poi vi dirò, chiaramente diverso perché più su resistenza, endurance. Mentre la prossima settimana altri 5 workout, che chiaramente saranno quelli un po' più difficili, che è l'ultima settimana del percorso, quindi
saranno più difficili, però li faremo bene e poi alla fine del programma, non dico è il giorno, uno dei giorni più belli della vostra vita, però poco ci manca perché vedete tutta la trasformazione, tutto il cambiamento in questi 3 mesi, anche a livello fisico, a livello motorio, tutto, 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 tutto. Ok, iniziamo di nuovo in 5 secondi con il quinto round. 4, 3, 2, 1, andiamo, lancio. Ne abbiamo fatti diversi questi lounge in squadra oggi, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 e 6. Adesso andiamo a fare 12 squat, 3, 2, 1, andiamo. Mi raccomando, la forma, la tecnica, tutto fino in fondo, ginocchia all'esterno, manteniamo i piedi sempre a terra, molto importante, espiriamo quando andiamo giù, espiriamo quando andiamo su. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Adesso 2 esercizi fino al quinto round. Lanciamo, 3, 2, 1, andiamo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, le gambe, quadricipite è in fiore, veramente duri i quadricipite. Adesso tra 12 squat jump prima, bisogna migliorarsi, vediamo un po', 24 in totale, quindi cerco di fare almeno 13, 3, 2, 1, andiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mi mancano 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20 ragazzi, quinto round è stato fatto, ultimo minuto di recupero, poi facciamo anche l'ultimo round. L'ultimo round e poi facciamo il secondo blocco, non è pesante come questo, questi erano 6 round, il prossimo sono molto meno, però sono 5 esercizi. Spiriamo bene dal naso. Gran bel allenamento ragazzi, però bravi, 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 bravi. Sei arrivato a un livello incredibile, non è mai facile. Abbiamo fatto tante, 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 tante tecniche, tanti esercizi. Davvero, all'inizio, pensa poi, il primo giorno della 2 week fat loss, adesso è il quarto giorno della settimana 5 del 6 week crescita del body. Il cambiamento totale, non soltanto fisico, ma chiaramente mentale, di mindset. Quanto è importante davvero continuare, perché la motivazione viene sempre dopo l'esercizio, non mai all'inizio. All'inizio è veramente difficile, è come se ci dovessimo forzare, spingere veramente a iniziare. Poi piano piano, una volta che inizi, trovi l'abitudine, trovi la tua routine, e uno diventa tutto più facile. Adesso iniziamo in 5, 4, 3, 2, 1, andiamo di nuovo, l'ultimo round ragazzi, l'ultimo round, 2, 3, 4, andiamo ragazzi, 4, 5, 5, l'ultimo lounge, 6 e 6, adesso andiamo nei squat, 12, 3, 2, 1, andiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok, adesso run jumps. Andiamo adesso diventi difficile. 3, 2, 1, andiamo run jumps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, andiamo ragazzi. 12, ogni giorno, quadricipite è in fuoco proprio, proprio in fuoco. Adesso 24 squat jumps, ne ho fatti prima 14, ora voglio sfidarmi, farne meno 15, veramente difficile. Ok, andiamo in 3, 2, 1, squat jumps. 1,
15, mancano 9, 16, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24. Complimenti ragazzi, complimenti, primo blocco stavo fatto. Come vedete ho iniziato io gli squat jump, all'inizio erano 8, sono arrivato a farne 15, quasi il doppio. Come vedete, è una questione di pratica, costanza, voglia di migliorarsi. Anch'io, visto che qua sono qui con voi, potrei fermarmi, potrei farlo più facile. No, cerco sempre di sfidarmi, spingermi. E adesso le gambe mi stanno veramente bruciando. Non è che io adesso mi fermo così. Cerco sempre di spingermi. Ok, adesso secondo blocco. Riposatevi un po' di più adesso mentre vi faccio vedere gli esercizi. Ok, vediamo un po' il programma. Ok, primo, abbiamo fatti già, sono i judo push-ups o pike push-ups. Ok, questi, vi faccio vedere di nuovo il judo push-ups, anche se non faremo quello. Nel programma ho messo quello, ma è veramente difficile, un pochino più, è troppo advanced. Quindi andiamo a formare una via all'incontrario, come se fosse un upward facing dog quando facciamo stretching. Andiamo giù dalle spalle, ok? Giù dalle spalle e andiamo in avanti. Andiamo giù, torniamo su. Andiamo giù dalle spalle, torniamo su. Ok, questo è il judo push-up. Quello che ho messo nel programma è un po' troppo difficile, faremo il pike push-up. Quindi formiamo sempre un po' all'incontrario, andiamo giù dalle spalle e torniamo su. Giù dalle spalle, torniamo su. Anche questo è molto difficile, se è troppo difficile, pieghiamo leggermente le ginocchia, andiamo giù e torniamo su. Oppure lo teniamo, ok? Facciamo 6 ripetizioni, questo è veramente molto difficile, non è facile, ok? Come vedete sta diventando molto più advanced, l'abbiamo fatto in passato, molto difficile. Poi, dopodiché andremo sulla destra, il gomito sotto la spalla, ok? Sono insieme, andiamo su, andiamo a fare il side plank. Facciamo un minuto di side plank sulla parte destra. Una volta finito un minuto, andiamo in posizione push up classica, 1,5 livello delle spalle con le mani, ricarichiamo le dita, pieghiamo le nocche, i piedi sono insieme e andiamo a fare 12 delle classic push up, 1, 2, fino a 12. Se è troppo difficile, dalle ginocchia mi raccomando, andiamo giù dal bacino, non dalle spalle, ok? Veramente molto molto importante. Una volta finiti i 12 push up, andiamo dall'altra parte e facciamo il side plank sulla sinistra. Ok, insieme, gomito sinistro sotto la spalla sinistra, andiamo su e teniamo un minuto. Una volta finito questo, andiamo a fare il flutter kicks 24 volte. Quindi, le mani, le braccia e le gambe sono distese, teniamo sempre i piedi più vicini possibile al pavimento, però senza toccarlo, andiamo su e giù con le gambe. Okay, se sentite dolore alla fondo schiena, potete mettere le mani sotto i glutei, e questo previene il dolore, come vi dico sempre. Ne facciamo 24. Una volta finiti i flutter kicks, ci riposiamo. Ho messo 2 minuti, ma riposeremo un minuto. Se siamo riposati un minuto sulle gambe, possiamo fare un minuto anche qua. E lo ripetiamo 3 volte. Poi abbiamo finito, ragazzi. Ok? Quindi adesso prendiamo il programma. Facciamo 6 del pike push-ups. Iniziamo, ok? Andiamo in posizione. Andiamo in 3. Andiamo in 2. Mettiamo subito, ok, andiamo in 3, andiamo in 2, andiamo in 1 e andiamo giù. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso andiamo sulla destra, il gomito destro sotto la spalla destra. 3, 2, 1, andiamo a fare il side plank. Side plank, ragazzi, questo è un esercizio che non amano in molti, però veramente molto importante per gli obliqui, va veramente benissimo. Andiamo ragazzi, ci abbiamo un po' adesso. Se è troppo difficile possiamo piegare la gamba, ok, oppure possiamo mettere una gamba dietro di noi, così, in questo modo, questo lo rende molto più semplice, ok, però cerchiamo sempre di spingerci. Panca un minuto è roba, è difficile. Non è facile. Ci respiriamo sempre bene dal naso. Andiamo ragazzi,
mancano soltanto 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Andiamo in posizione push up, andiamo a farne 12. 3, 2, 1, andiamo al push up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Se vi senti un po' di dolore sulla spalla destra, è normale perché abbiamo fatto i 6 plank. Adesso andiamo sulla sinistra. 3, 2, 1, andiamo sui 6 plank. Mi raccomando, un gomito sotto la spalla, ispiriamo bene dal naso. Come vi ho detto, se è troppo difficile, mettiamo il piede destro, se stesso senso dietro di noi, ginocchio 90 gradi, facciamo pressione e questo è il rend molto più semplice, ok? Altrimenti volete rendere un pochino meno semplice, ma più semplice del side plank, piede destro in avanti, ok? Manteniamo così, invece andare su un piede sopra l'altro. Respiriamo bene. Mancano soltanto 15 secondi, ragazzi. Cinque secondi. 4, 3, 2, 1. Perfetto. Adesso andiamo a fare 24 dei flutter kicks. Andiamo per terra. 3, 2, 1. Andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Primo round abbiamo fatto, adesso ci riposiamo un minuto e ripartiamo con il pike push up. Mi raccomando, respiriamo sempre mentre ci riposiamo. Adesso siamo per terra, mi raccomando, sempre attivi, ok? Non mettiamoci proprio a sedere completamente o distesi per terra, perché altrimenti uno perde il momento, perde il ritmo. Mancano ancora due round, quindi intorno ai 6-7 minuti di allenamento, un pochino meno, 5 minuti, e poi dopo facciamo un po' di stretch in statico. Poi abbiamo finito anche il giorno 5, come vedete è difficile, non ho mai detto che è facile, non ho mai detto, deve essere difficile, almeno non me lo dimenticherete mai. È importante sia difficile perché è dal soffrire, dal dolore, che uno davvero impara cosa vuol dire il duro lavoro. È molto più difficile se uno lavora duro che torni sui passi di prima, capito? Che è molto importante, migliora la nutrizione, migliora l'aspetto fisico e tutto, quindi non vuole buttare via, non vuole ovviamente sprecare tutti i risultati buoni che ha avuto, soprattutto dopo tanto lavoro è importante. Quindi andiamo a fare il duro lavoro. Andiamo di nuovo in 5 con il pike push up. 4, 3, 2, 1, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso andiamo a fare il side plank. 3, 2, 1, andiamo sulla destra con il side plank. Teniamo sempre la spalla all'indietro, ok? Il gomito sulla stessa linea della spalla, ok? Non vogliamo andare avanti o indietro, altrimenti ci facciamo male alla giuntura, facciamo male al deltoide. Ma respiriamo sempre, se è troppo difficile, mi raccomando, troviamo una variazione, non fermatevi, ok? Molto importante, possiamo mettere il piede sinistro dietro di noi, in avanti, oppure andiamo direttamente giù un pochino con le gambe, siamo su soltanto il bacino, però cerchiamo di spingerci, ok? Molto importante. Andiamo, ci siamo quasi, ragazzi. Abbiamo fatto un grande, grande, grande lavoro. Ok, mancano altri 5 secondi. 4, 3, 2, 1 e andiamo adesso in push up position. 3, 2, 1, andiamo con le push up. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Adesso andiamo sulla parte sinistra. 3, 2, 1, andiamo. Andiamo ragazzi, side plank è importante, facciamolo bene. Mettiamo sempre la linea dritta. Stiamo bene sull'addome, sulla giuntura della spalla, è normale, il gomito. Teniamo sempre il braccio dritto con il corpo, spalla un po' all'indietro, linea dritta, non andiamo avanti la spalla. Mancano 10 secondi ragazzi. 5, 4, 3, 2, 1, perfetto. Adesso andiamo a fare il flutter kicks. 3, 2, 1, andiamo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. Adesso, mi raccomando, non ci fermiamo. È l'ultimo round, ragazzi. L'ultimo round, 3-4 minuti rimasti. E abbiamo finito anche questo giorno 5. Complimenti davvero, perché oggi è stata davvero dura. È dura perché ancora non abbiamo finito. Non perdiamo veramente il ritmo. Adesso manca l'ultimo round e poi ci riposiamo. Facciamo un po' di stretch in stato, di rilassamento. E ci riposiamo. Mi raccomando, respiriamo sempre dal naso e rilassiamoci, ok? Molto importante come respiriamo, non finirò mai di dirlo, ho studiato anche le tecniche di respirazione, tanti libri, come vi ho detto, sui temi che mi piacciono di più. E niente, sono così tante tecniche, cioè il 478 che aiuta davvero con l'ansia, lo stress, e aiuta anche con il sonno. Praticamente inaliamo 4 secondi dal naso, teniamo il respiro, ok? Teniamo il respiro per 7 secondi. Poi espiriamo dalla bocca, con la bocca aperta, per 8 secondi, quindi 4, ispira dal naso, 7 secondi tenendo il respiro e 8 secondi espirando dalla bocca. Questa è una grande tecnica che vi può aiutare, ha aiutato tanto me, sono sicuro aiuterà anche voi. Adesso iniziamo l'ultimo round, andiamo in 5, 4, 3, 2, 1, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso andiamo a fare side plank a destra. 3, 2, 1, andiamo side plank. Comando, sfidiamoci sempre. All'inizio del processo di dimagrimento, la nostra giornata, insomma, il nostro percorso, tanta gente ha metà paura del fallimento, la paura di non iniziare, di non essere bravi abbastanza, di non avere tempo, tutte queste scuse, capito, che vanno per la testa, che hanno un po' tutti, però è veramente importante sconfiggere, riuscire perché le paure sono parte di tutti noi, è importante far sì quella paura, andare contro quella paura e vincerla e di migliorarsi, perché tutti hanno la paura, quindi saremmo ipocriti a dire che non abbiamo paura di niente. Abbiamo paura, però è importante andare contro quella paura e vincerla. Molto importante. Fare di più delle cose che ci fanno più paura. Questo è uno degli obiettivi della vita. Perché alla fine tanto il tesoro è sempre lì. Quando abbiamo paura di fare qualcosa è proprio quello che dobbiamo fare. 3, 2, 1, andiamo. Ok. Adesso andiamo a fare il push-up. Ok. 3, 2, 1, andiamo con il push-up. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Adesso andiamo a sinistra, mancano due esercizi ragazzi e abbiamo finito anche il giorno 5. 3, 2, 1, andiamo, side plank. Vedete, questo percorso non è soltanto per quanto riguarda il fitness, la nutrizione, ma anche tanto riguardo con la vita in generale, capito? Molto molto importante.
è molto importante per me, quindi spero sia molto importante anche per voi, che vi aiuti non soltanto a livello fisico, ma anche a livello mentale, a livello della vita, che vi posso dare un po' di più ispirazione, motivazione, perché sono qui per questo, quindi se vi serve qualsiasi cosa, ovviamente potete sempre scrivermi, scrivere al mio gruppo, scrivere al mio team, quello che volete, potete sempre trovarmi, sono sempre qui pronto ad aiutare, quando serve qualsiasi cosa. Così, voglio vedere la gente vincente, voglio la gente vinca, e quando sono circondati da me si sentono più forti, più ispirati, più motivati, più confidenti. Questo è quello che voglio, per questo cerco di mettere tutta la passione, il mio amore, qui la voglia in questi workout. 4, 3, 2, 1, l'ultimo ragazzi, l'ultimo, Flutter Kicks. Spero che sentate l'energia perché ci metto davvero tutto me stesso. 3, 2, 1, andiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Complimenti ragazzi, complimenti, fate un gran bel applauso, ora vi potete riposare. Ora vi potete riposare ragazzi, ora potete. Abbiamo finito questo incredibile giorno 5, veramente veramente duro ragazzi, veramente duro. Però ce l'abbiamo fatta, adesso facciamo 2 minuti di stretching e poi siate liberi. Mangiate proteine, mi raccomando, cercate di ridurre sempre i carboidrati, come dico sempre, massimo 100 grammi di carboidrati giornalieri, massimo, quello è il consiglio come bilanciamento, e aumentiamo sempre le proteine, ok? Quindi i piedi sono insieme dal bacino, andiamo giù e facciamo il sit e forward bend, mi raccomando, stretchiamo bene la parte lombare, il bicipite femorale. Inaliamo dal naso e espiriamo dal naso sulle stretching, almeno impariamo anche a respirare di più dal naso e essere più coscienti di quello che facciamo, non soltanto l'aspetto fisico ma anche nella vita. Perché quando uno impara davvero a respirare, quando la vita migliora, è più cosciente, è più attento a quello che fa. Più e saliamo su. Adesso il piede destro va su verso il gluteo destro, la mano destra va dietro di noi, il gomito sinistro sulla parte destra del ginocchio destro e Morici pose. Alla fine l'unica cosa rimane con noi per tutta la vita, quando moriamo, è il respiro. Quindi è molto importante praticare queste questi tipi di respirazioni, ce ne sono tantissime, e aiutano veramente tantissimo con l'ansia, lo stress, e è la verità, ci sono studi, ma io l'ho fatto anche su di me e mi ha aiutato molto. E piano piano andiamo a rilasciare. Quindi il piede sinistro destro va su verso il gluteo sinistro, mano sinistra dietro di noi, gomito destro sul ginocchio sinistro e via. Facciamo Morici pose. Come dico, io tutte le cose vi sto consigliando, vi sto dicendo, sono cose che ho fatto su di me, che ho fatto la ricerca, ho studiato, l'ho provato tutte su di me. Non mi direi mai di fare delle cose che non ho fatto prima io. Quindi tutto quello che vi dico sulla vita, meditazione, allenamento, lettura, andare contro le proprie paure, scriversi contro un giornale, scriversi le affermazioni, essere grati nella vita, scrivere 3-4 cose, 5 cose ogni giorno per cui siamo grati. Tutte queste cose sono cose che ho fatto e che farò sempre, che mi hanno aiutato tanto a livello mentale. È molto molto importante, ti servono veramente tanto, ti aiutano a rimanere sempre umile e sempre forte allo stesso tempo. E lasciamo. Adesso andiamo supini sul pavimento, le ginocchia sono a 90 gradi, andiamo verso sinistra, le spalle sono a terra e facciamo il lumbar stretch. Lumbar stretch per la parte lombare, mi raccomando, questa è una gran bella cosa. Siamo pronti, andiamo su in posizione di partenza e andiamo verso destra. Dopodiché andiamo su di nuovo, diamoci un gran bel abbraccio sotto le spalle, le ginocchia, andiamo verso sinistra, andiamo verso destra e facciamo il wind relieving pose, rilassiamoci. Pronti, andiamo verso dietro le ginocchia, rotoliamo con una palla 1, rolliamo con una palla 2 e rolliamo con una palla 3. Adesso andiamo a fare le ultime 3 pose classiche, andiamo proni sul pavimento, mani sulle spalle, facciamo pressione sulle mani e upward facing dog. Quando stretchiamo la parte lombare, l'addome,
petto, le spalle, le gambe, la posa, soprattutto dopo l'esercizio fisico, una posa yoga, Uddiyana Mukha Svanasana, gran bella posa, l'upward facing dog. Se vi dovrete rendere anche un po' più difficile, andiamo a sollevare le ginocchia da terra, andiamo sulle punte dei piedi, sentiamo un po' più di pressione sulla parte lombare, ok? E quando siamo pronti, il bacino va contro il cielo o contro il soffitto, andiamo a fare qualche passetto, ok? A piegare leggermente le ginocchia, troviamo la posizione, e questo è il downward facing dog, che questa è gran bella posa. Qualche altro secondo, e quando siamo pronti pieghiamo leggermente le ginocchia vanno a livello del nostro tappetino oppure a livello delle spalle, i glutei vanno contro i talloni, le braccia sono estese, la fronte a terra, child pose, posa del bambino, rilassiamoci, gran bella posa questa, la mia preferita, strecciamo tutto il dorso, inspiriamo bene al naso. Andiamo piano piano a rilasciare e torniamo al punto di partenza. Complimenti davvero ragazzi, fare un gran bel applauso. Oggi è stata veramente veramente dura. Complimenti, spero vi sia piaciuto l'allenamento. Il prossimo giorno abbiamo giorno 5 e faremo l'aspetto cardiovascolare, okay, del percorso. Faremo la corsa, 45-60 minuti di corsa continua. Io andrò nel parco a farlo, farò un po' di video, non farò 45-60 minuti di video, farò 5-10 minuti, vi spiegherò un po' di cosette, vi dirò un po' di cose, magari un pochino di suggerimenti e cose varie. Però comunque la corsa la faccio senza il telefono, sempre 45 così, ascolterò la musica, però la faccio perché io voglio essere corretto e fare il percorso con voi tutto, chiaramente senza barare, perché non voglio barare, non voglio fregare nessuno, voglio fare il mio percorso, l'ho montato io, l'ho costruito io, voglio farlo con voi tutto fino in fondo, dall'inizio alla fine. Quindi spero vi sia piaciuto giorno 5, ci vediamo presto per il giorno, scusami, giorno 4, ci vediamo presto per il giorno 5, la settimana 6, mi raccomando, sorridete sempre, cercate di essere sempre più positivo possibile, sempre, 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 in qualsiasi situazione, e questo davvero paga nella vita, e ci vediamo presto, un bacio, ciao, pace!